Arriva da Arezzo forte e chiara la voce degli imprenditori durante l'assemblea di Confindustria. Arezzo, Siena e Grosseto, sono necessarie le infrastrutture per aiutare l'economia ad uscire dalla crisi dovuta alla pandemia. Per noi ormai è un problema cronico che è l'infrastruttura, un'infrastruttura sia viaria ma anche ormai un'infrastruttura digitale. Questo permette... purtroppo oggi noi è come se facessimo una maratona con 10 kg di mattoni nello zaino, perciò già è difficile correre, se soprattutto ci metti anche un peso improprio diventa oggettivamente difficile. L'aspetto del cosiddetto smart working è diventato sempre di più una necessità, e quindi se non c'è un'infrastruttura adeguata purtroppo si vede che oggettivamente, nonostante che si dica il successo dello smart working, non è affatto vero, perché tantissime persone non hanno l'infrastruttura a casa e quindi il lavoro ne viene penalizzato automaticamente. All'auditorium dell'Arezzo Fiere Congressi l'intervento anche da remoto di Vincenzo Amendola, ministro per gli affari europei, e Daniele Franco, direttore generale di Banca d'Italia. In presenza invece Eugenio Giani, neo eletto governatore della Toscana, che ha già manifestato la sua adesione al documento sottoscritto da Confindustria. Io, come primo atto nella giunta che riuniremo dopo averla composta, quindi nell'arco dei prossimi 15-20 giorni, porterò l'aggiornamento del patto per l'occupazione e lo sviluppo, che era il patto che era stato già l'anno scorso siglato fra le associazioni di categoria, i sindacati e il presidente della giunta regionale. Andrà ricalibrato alla luce di quello che è accaduto, ma per me quello è un po' la guida, quindi concertazione, possibilità di costante dialogo, necessità di portare da parte dell'istituzione pubblica risorse che possano offrire liquidità a imprese che vivono la situazione critica, ma che devono rimanere in piedi e hanno bisogno di una spinta al rilancio.